The only thing we have to fear is fear itself. Questa frase oggi celebre rappresentò una sorta di slogan di tutta la politica di Franklin Delano Roosevelt, eletto presidente degli Stati Uniti nel 1932. L'America versava a quel tempo in una condizione sociale ed economica tragica, nota come Grande Depressione. L'origine del dissesto finanziario statunitense era stato il crollo della borsa di New York del 1929, a cui era seguita una delle più gravi crisi economiche internazionali di tutti i tempi. La crisi delle banche aveva finito per colpire tutte le classi sociali. L'euforia degli anni 20 aveva infatti spinto piccoli e grandi risparmiatori a investire nel mercato azionario. Quando Roosevelt venne eletto, si trovò di fronte una nazione scoraggiata, con milioni di disoccupati che protestavano per le strade. Il suo richiamo a combattere la paura intendeva spronare gli americani a ritrovare se stessi per tornare a essere la prima economia mondiale. Nella pratica, Roosevelt combatté la crisi varando una serie di riforme economiche e sociali complessivamente note come New Deal, nuovo corso. Tra il 1933 e il 1937, l'azione del suo governo riuscì a mantenere le promesse della campagna elettorale, riportando la nazione al benessere che aveva conosciuto durante gli anni 20. Per agire di fronte a una situazione tanto complessa, Roosevelt chiese e ottenne poteri straordinari e già nei primi 100 giorni della sua amministrazione varò una serie di iniziative destinate al successo. In particolare, sostenne la realizzazione di centinaia di opere pubbliche, per le quali assunse milioni di lavoratori in tutti gli Stati Uniti. It is an honor to initiate the construction of the greatest bridge ever built. The largest construction job undertaken in the United States this year, the bridge between San Francisco and Oakland. Roosevelt favorì inoltre la svalutazione del dollaro, con la conseguenza di incentivare le esportazioni. Con un cambio più favorevole alle altre valute, infatti, i prodotti americani risultavano costare meno. Si preoccupò anche del settore agricolo, che più di altri aveva sofferto della crisi economica. Istituì dei contributi in denaro per quegli agricoltori che avessero limitato la produzione in modo da frenare la caduta dei prezzi. Rivide inoltre il sistema fiscale e bancario e aumentò le tasse ai più ricchi. Al tempo stesso, Roosevelt si preoccupò di migliorare le condizioni dei lavoratori, combattendo il lavoro nero e quello minorile, stabilendo dei minimi salariali e soprattutto varando nel 1935 il fondamentale Social Security Act. Questa legge rappresentò il primo tentativo di tutela statale dei lavoratori in difficoltà. In particolare, il Social Security Act introduceva l'indennità di disoccupazione, di malattia e di vecchiaia. I risultati ottenuti da queste e altre iniziative di Roosevelt portarono a una nuova prosperità economica e gli assicurarono la rielezione nel 1936. Fu quasi un plebiscito. Roosevelt vinse con più del 60% dei voti, cosa mai accaduta a nessun altro presidente americano. Con una maggioranza schiacciante, venne rieletto anche nel 1940 e poi di nuovo nel 1944, facendo così segnare un altro record. Roosevelt è stato l'unico presidente a essere eletto per più di due mandati consecutivi. Ancora oggi rappresenta, assieme a Washington e Lincoln, uno dei presidenti più amati nella storia degli Stati Uniti d'America.